Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a questa quinta lezione su Friedrich Nietzsche, quinta lezione che dedicheremo alla seconda fase del pensiero filosofico di questo titano della filosofia, di questo distruttore della metafisica, di questo distruttore, diciamo, di Platone. Che dopo averci intrattenuto con la nascita della tragedia e considerazioni attuali nell'opposizione tra Apollinio e Dionisiaco, tra verità e menzogna, tra coscienza e incoscienza, e quindi l'irrazionalismo, il primato dell'irrazionalismo, dopo aver parlato di questo mondo secondo Nietzsche contraddittorio, di questo mondo dualistico, entriamo in una fase in cui Nietzsche si, diciamo così, distrugge questo sistema dualistico. Perché? Perché la realtà, il mondo per Nietzsche è caos, il mondo per Nietzsche è disordine, il mondo per Nietzsche è flusso, il mondo per Nietzsche è divenire, e ciò che è flusso, ciò che è divenire, ciò che è la somma continua di azioni non può essere concettualizzato, non può essere categorizzato, non può essere definito, classificato attraverso gli strumenti della ragione e quindi il pensiero e il linguaggio. Pensiero e linguaggio sono due prodotti artificiali dell'uomo che ha cercato di stabilizzare attraverso il linguaggio, per esempio, il soggetto e l'azione. Quindi, cioè, mettendo con il linguaggio, si è creata una stabilità causale tra essere e azione. In realtà, l'azione determina l'essere, come il fulmine determina lampeggio, però noi diciamo il fulmine che lampeggia, credendo che in questo fenomeno naturale ci sia un soggetto e un predicato. Quindi anche il linguaggio è una struttura di metafore, metonimie, una relazione di segni, un esercito mobile di metafore. Il linguaggio non è che un esercito mobile di metafore, dirà Nietzsche. Quindi il linguaggio anch'esso è una produzione artificiale. Passiamo a questa seconda fase. Visto che il linguaggio è artificiale, allora tutta la filosofia è un artificio. Tutta la filosofia è una costruzione linguistica. Questo lo vedrà anche Wittgenstein, che non faremo quest'anno, ma sarà un punto importante. Quando dico che Nietzsche si è fottuto con il linguaggio, dico proprio questo, cioè Nietzsche, inventando un linguaggio nuovo che, come dire, distruggesse quello vecchio, è impazzito. E se l'è meritato, diremmo anche ironicamente. Ma il linguaggio di Nietzsche è stato un cercare di dare forma a ciò che non si può dar forma, all'anima informe, come direbbe il grande Eugenio Montale nella poesia straordinaria chiamata Non chiederci la parola. Codesto solo noi possiamo dirti, noi poeti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Noi diciamo, pensiamo di fare, pensiamo di dire ciò che vogliamo, pensiamo di dire ciò che siamo, ma in realtà non lo diciamo mai. C'è sempre qualcosa che il linguaggio non riesce ad afferrare del nostro essere. Ok? Quindi il linguaggio razionale che il grande Socrate con i suoi discorsi, il grande Platone poi con i suoi dialoghi ci ha presentato, no? E che ci ha tradotto con esiste un mondo delle idee e un mondo delle opinioni, ok? Non può, è un artificio, perché la realtà è caotica, non può essere ordinata, tantomeno dal pensiero, dal linguaggio. Arriviamo a questa seconda fase in cui appunto Nietzsche, scoprendo questo inganno del linguaggio, comincia a distruggere tutta la filosofia. Comincia a
distruggere tutti i suoi maestri. Distruggerà Schopenhauer, distruggerà Wagner, distruggerà la filosofia intesa come disciplina che ha cercato di dare una definizione alle grandi idee, la vita, la libertà, la morale, la ragione, l'uomo, no? La filosofia ha cercato di definire tutti questi concetti. Ecco, allora immaginiamoci Nietzsche come un bombarolo, un dinamitardo, che comincia a piazzare dinamite in tutti quelli che sono i fondamenti della filosofia occidentale, in tutta quella impalcatura che costituisce il nostro pensiero, il pensiero della nostra civiltà. Che cos'è l'uomo, che cos'è il linguaggio, che cos'è la verità, che cos'è il bene, che cos'è il male, tutti questi fondamenti della filosofia, dice, li distrugge. E questa è la seconda fase, che noi chiamiamo critica. La seconda fase critica di Nietzsche si compone di tre grandi opere. Le opere in cui Nietzsche entra appunto in critica contro il mondo, contro i suoi maestri, quindi anche contro se stesso. Tutto quello che aveva imparato con la filologia, con Wagner, con Schopenhauer, lo mette in discussione di nuovo. Distrugge anche se stesso. Attenzione, non si può distruggere l'altro se non si distrugge prima se stessi. Questo è un punto molto importante per Federico Nietzsche. Allora, la fase 2, cioè la fase di critica, la fase più polemica, la fase più distruttiva di Nietzsche, si compone di quattro opere. La prima opera del 1878, conclusa appunto nel 1878, ma iniziata già nel 1876, è Umano troppo umano, che è un'opera che analizza che cosa vuol dire umano. Che cos'è l'umano? L'umano è colui che ha costruito la ragione, colui che è dotato, l'uomo è colui che è dotato di parola, che è dotato di ragione, che ha sviluppato la morale. Ma l'umano è uno spirito libero, dirà Nietzsche, cioè uno spirito, lo dirà proprio in queste prime frasi dei suoi aforismi, è lo spirito che cerca la sua felicità, lo spirito che vuole essere libero, perfino più libero di quel che può. Qualcosa che va al di là di ciò che posso, che va al di là di ciò che voglio. Lo spirito libero è questo, qualcosa che va al di là dell'umano. Ma noi siamo umani, e che cos'è che ci rende umani? La parola, la ragione, la libertà, la morale. Il secondo libro, invece, è Aurora, ed è un libro che Nietzsche scrive nel 1879 e concluderà nel 1881, che è un libro che analizza principalmente che cos'è la morale. È una campagna polemica, distruttiva nei confronti di questa concezione che ha chiaramente interessato i grandi filosofi illuministi, Kant, la critica della ragion pratica, ma anche i romantici e gli idealisti. È una campagna, Aurora, un testo del 1879, contro la morale. Anche una campagna, soprattutto, contro i suoi maestri. Schopenhauer, a cui criticherà il concetto di arte, come, diciamo, modo per arrivare alla noluntas, quindi per sbarazzarsi della volontà di vivere, quindi superare la noia e la sofferenza. C'è un ottimismo, dirà Nietzsche, rispetto a questo, di Schopenhauer, e contro Wagner, che troverà troverà risposta alla sua angoscia, al suo impeto istintivo musicale nel cristianesimo. Wagner è il classico esempio kierkegaardiano dell'esteta che dopo l'estetismo passa alla fase etica e poi a quella religiosa. Ecco, Nietzsche attaccherà il maestro di musica, Wagner, proprio rispetto a questo suo abbandono all'uomo religioso, all'uomo che si converte al cristianesimo. Wagner si convertirà al cristianesimo. Quindi Aurora è la critica contro la morale e contro i maestri, Schopenhauer e Wagner. E poi troviamo la Gaia Scienza. La Gaia Scienza, che è un testo del 1800,
che si conclude nel 1882, che viene iniziato a scrivere nel 1881, è l'opera, diciamo, direi così, fondamentale di Nietzsche, perché dove si per la prima volta troviamo appunto la parola nichilismo, che è un concetto fondante dell'opera filosofica di Nietzsche, è anche l'opera che viene scritta nel periodo migliore, diciamo, del pensiero nichilista, è l'opera in cui Nietzsche rivela che Dio è morto, e poi vedremo che cosa significherà per Nietzsche che Dio è morto. La Gaia Scienza è appunto uno scritto che ha l'obiettivo un po' di anticipare quelli che sono i temi dello Zarathustra. La scienza diventa Gaia, nel senso che la scienza è come uno spirito libero e come un cantore meraviglioso. La scienza è la riabilitazione dell'apparenza. La scienza è appunto quello che ha permesso all'uomo di progredire, ma illudendolo di essere progredito. La scienza se ne sbatte della felicità dell'uomo, la scienza se ne sbatte della morale. Nietzsche dirà appunto questo nella Gaia Scienza, che la scienza non è la scienza del grande Socrate, cioè della scienza applicata alla vita virtuosa. Socrate cosa aveva fatto? Aveva avvicinato la filosofia umana, diciamo del periodo umanistico greco, a quella della natura, che era quella che precedeva il periodo umanistico. Nel senso che la scienza come concetto nasce con Pitagora, nasce con Talete, Anassimene, Anassimandro, cioè la filosofia della physis, la filosofia dell'origine, del mondo, della natura. Socrate che cosa farà? Dirà che la scienza è buona se aiuta l'uomo, in sostanza. La scienza, la ragione, la razionalità è buona se permette all'uomo di diventare felice. Se permette all'uomo di diventare migliore di quel che è, la ragione ti permetterà di diventare migliore, di conoscere te stesso e diventare migliore. Ecco, Nietzsche critica questa fusione avvenuta durante l'epoca greca tra scienza e filosofia grazie a Socrate. Ed è l'opera, la Gaia Scienza, in cui si parlerà del nichilismo e si parlerà appunto della scomparsa, della morte di Dio, cioè il mondo delle idee di Platone, che con il cristianesimo trova la sua incarnazione in Gesù Cristo. Che cosa dice appunto Umano troppo umano e che cosa dirà appunto Aurora rispetto a questa fase, La fase 2 di Nietzsche, cioè la fase critica, è la fase in cui Nietzsche mette dinamite in particolare su quattro aspetti. Umano troppo umano, Aurora e la Gaia Scienza distruggono quattro fondamenti della filosofia. Primo, il fondamento razionalistico. Secondo, la libertà, la negazione della libertà. Negherà la libertà Nietzsche. Terzo, Nietzsche confuterà, cioè falsificherà, la morale. Quarto, Nietzsche attaccherà il cristianesimo. Quindi, razionalità, libertà, morale, cristianesimo sono i quattro pilastri del pensiero occidentale in cui Nietzsche piazzerà il suo C4, la sua dinamite. Per quanto riguarda il primo punto, cioè il razionalismo socratico, Nietzsche dirà che il razionalismo è una questione di linguaggio. Il linguaggio ha inventato la logica, il principio di identità, il principio di non contraddizione di Aristotele. E che cos'è la logica, cioè la chiave di volta del pensiero occidentale? Nietzsche dirà che la logica è una costruzione, perché deriva dal linguaggio, cioè un prodotto di relazioni tra segni. E quindi la logica è una costruzione che l'uomo ha fatto per definire, classificare, nominare la realtà. E quindi
con l'attacco al razionalismo, Nietzsche attacca il positivismo della sua epoca, quindi questo ottimismo nella scienza, attacca la filosofia che ha usato la logica, ma la logica è una costruzione, un modo di dare immagini per giustificare ciò che la filosofia sostiene, no? La logica è quindi l'elemento fondamentale della filosofia razionale, ma la logica è innanzitutto linguaggio, è innanzitutto artificio, come abbiamo visto nella quarta lezione, di soggetti e predicati. Il principio di contraddizione definirsi, manifestarsi sempre. Noi siamo contraddizione. La prima cosa che mi viene in mente è il fatto che, per esempio, la nostra posizione sessuale. Noi possiamo essere sessualmente uomini, ma il nostro orientamento è verso gli uomini e non verso le donne. E quindi siamo omosessuali, no? E quindi cosa significa questa cosa qua? Che siamo che è antilogico, che è antinaturale? No, anche questo orientamento sessuale ha una sua logica, indipendentemente dal nostro sesso e dal nostro genere. Quindi la logica che ha cercato appunto di, attraverso il principio di non contraddizione, il principio di identità, dire che A era uguale ad A ed A era diverso da B, è una costruzione, è un prodotto dell'umano. Il secondo attacco che Nietzsche fa è la negazione della libertà. Che cos'è la libertà? La libertà, per Nietzsche, anch'essa, è una favola. Il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, dirà Nietzsche, è effetto di una legge morale. Noi siamo liberi perché siamo dominati da una legge morale. C'è qualcosa, qualcos'altro che ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e proprio perché c'è qualcosa che è giusto o sbagliato, noi compiamo delle scelte. Il libero arbitrio esiste a partire dal seguire o non seguire una legge morale. Seguire o non seguire una legge morale. Devo perché devo, diceva Kant. Oppure io faccio perché voglio, ok? Allora, gli imperativi categorici di Kant vengono messi in discussione, vengono fatti esplodere da Nietzsche. Ma questa legge morale, devo perché devo, che poi Kant troverà nella critica della ragion pratica nei concetti di mondo, anima e Dio, ok? Sono anch'esse delle costruzioni, delle leggi che sono state prodotte dall'uomo. La nostra società è una società della colpa, dirà Nietzsche. Noi ci sentiamo in colpa, dirà, perché ci hanno insegnato il libero arbitrio. E proprio perché ci hanno insegnato il libero arbitrio, se noi sbagliamo, ci sentiamo in colpa. L'uomo si sente male quando agisce male, ma questo sentimento di colpa dipende sempre da una legge morale che arriva dall'altro, altro con A maiuscola. La libertà, quindi, quella libertà che per esempio Schelling ci aveva parlato nella filosofia positiva, cioè la libertà è una necessità, cioè la libertà consiste nella possibilità dell'uomo di scegliere necessariamente tra bene e male. Quindi la libertà per Schelling era la scelta del positivo, la libertà per Schelling era necessaria proprio perché Dio ha creato l'uomo. Nel momento in cui noi sappiamo che esiste un Dio, siamo liberi, dirà Schelling. Dio ha creato, e appunto perché ha creato ci ha reso liberi. Quindi libertà è collegata con Dio, diceva Schelling. Quindi la nostra tragedia, dirà Schelling, è che siamo costretti a scegliere. Tuttavia questa natura è stata decisa da chi ha creato, cioè da Dio. Per questo, vedete, la libertà dipende sempre da una legge morale alta e altra, cioè una legge morale superiore. E appunto arriviamo al concetto di morale.
fatta, dove arriva allora questa moralità, questa legge morale? Chi ha costruito questa legge morale, dirà Nietzsche, chi ha costruito questa legge morale sono stati gli uomini. La morale è una costruzione umana. La morale è il prodotto dell'umano troppo umano. La morale, l'insieme di regole, leggi, norme a cui facciamo riferimento per, passatemi il termine, stare al mondo, adattarsi al mondo, dirà Nietzsche, non sono che errori, non sono che artifici. La morale, come insieme di leggi, di norme, regole, di atti, di abitudini, sono state create dall'uomo per permettere il suo divenire, il suo adattamento nel mondo. Ecco, vediamo che anche qui il devo perché devo non è che esiste in sé per sé, ma si riferisce a un altro, che è Dio, nel caso di Kant, che ci dice devo perché devo, l'imperativo categorico. Ora, la prima parte di Aurora analizza la morale da un punto di vista delle azioni. La seconda parte di Aurora analizza la morale dal punto di vista dei sentimenti. Che cosa dirà Nietzsche rispetto alle azioni e ai sentimenti? Che le nostre azioni sono morali, ma non sono assolute. Noi pensiamo che la morale sia qualcosa di assoluto, cioè, un esempio, per quella donna, per quell'uomo io mi crocifiggerei, no? Perché l'amore che ho verso di lui mi sacrificherei, farei questa azione di sacrificio, no? Poi però quell'uomo non ci piace più perché, non lo so, comincia a guardare altre donne, magari ci tradisce, quella donna ci tradisce, e io quell'assolutezza di valore che davo all'amore non ce l'ho più dopo. Quindi vedete che l'amore è relativo, anche qui il concetto di amore come valore è un valore relativo che dipende dall'esperienza, che dipende dalla limitatezza del soggetto cosciente, direbbe Nietzsche. Perché appunto noi abbiamo, però siamo stati abituati al fatto che i valori sono assoluti, sono eterni, sono immutabili, come diceva anche il grande Platone, no? Con il mondo delle idee. In realtà i valori sono relativi e sono relativi perché dipendono dalle nostre azioni. E le nostre azioni dipendono dall'esperienza in cui ci troviamo, per cui noi costruiamo valori sulla base delle azioni che facciamo. Primo punto. Secondo punto, il sentimento morale, che definisce Nietzsche in Aurora, nella seconda parte del libro, è un sentimento che ha un obiettivo. Il sentimento morale, cioè l'altruismo, la compassione, la gentilezza, il comportamento eroico, sono tutti sentimenti morali che per Nietzsche, ok, significano sempre amore per se stessi. L'altruismo non è che una sorta di egoismo. Quindi l'altruismo verso l'altro è una sorta di, come dire, compiacimento anche egoistico. Faccio del bene all'altro perché io mi sento bene. Quindi il sentimento morale, dirà Nietzsche, ha una funzione, e cioè è un istinto di conservazione. E grazie ai sentimenti morali che noi conserviamo la nostra specie, e grazie al sentimento morale che noi, come dire, manteniamo la nostra specie sulla Terra. E effettivamente è grazie alla morale che gli esseri umani ancora esistono, perché se non ci fosse morale, pensate un po', ci autodistruggeremmo, saremmo già morti da un pezzo. Ok? Quindi la morale serve per conservare e mantenere la specie. Ma lo sappiamo che nel momento in cui l'uomo considera come dire, il suo comportamento morale, allo stesso tempo è scisso, si divide, si sdoppia. L'uomo considera come altro da sé quella parte di sé che più ama. Noi facciamo dei comportamenti morali perché consideriamo come altro da me quella parte dell'altro, la sua vulnerabilità, la sua precarietà, come qualcosa di noi. Noi stiamo aiutando noi stessi in realtà. Riconosciamo nell'altro qualcosa di noi, ok? Ed è proprio da questo che scaturiscono la religione e la metafisica. La metafisica e la religione dipendono sempre dall'altro,
da un altro. Chiamatela organizzazione no profit che aiuta i profughi a sbarcare in Italia, chiamatelo Dio, ma sono delle forme in cui l'uomo si sdoppia, dirà Nietzsche, il sentimento morale, quindi di aiutare gli altri, è anche un modo per aiutare noi stessi. Non solo, dirà Nietzsche, Nietzsche dirà che la morale è un'invenzione umana che non è stata sempre uguale. Esisteva, diceva, questo lo dirà in al di là del bene e del male, una morale dei padroni che poi è stata sostituita da una morale degli schiavi. Ciò che è buono, alla parola buono do diverse definizioni, è cambiato nel corso del tempo. E diciamo che il cambiamento fondamentale ha riguardato soprattutto il passaggio dalla civiltà greca alla civiltà cristiano-cattolica. Perché? Perché nella civiltà greca la morale era una morale soprattutto aristocratica. Era la morale dei padroni. Che cos'era buono per i padroni? Tutto ciò che era buono per l'aristocrazia era l'onore, la fierezza dell'anima, la fierezza, il coraggio, la paura di non morire per un ideale, di non morire per salvare l'onore del nome e quindi la gloria di se stessi, l'onore, il rispetto, tutto ciò che era buono era questo per la morale aristocratica. Ok? La morale aristocratica quindi disprezzava tutto ciò che era vigliacco, meschino, pauroso, cioè tutto ciò che era un comportamento dettato sugli interessi e l'utilità e non sul proprio essere, e non sul proprio essere. Ma proprio per questo, ragazzi, la società greca era una società non della colpa, ma della vergogna. Aiace, il grande personaggio mitico dell'Iliade, il grande guerriero Aiace di Troia, colui che ha combattuto più di tutti, colui che ha rischiato numerose volte di morire in questa guerra e quindi facendo questo salvando anche i suoi compagni, il grande guerriero Aiace, narrato in Eschilo. Che cosa ci narra questa tragedia di Eschilo? Che quando Achille, il peli di Achille, il più grande Achille, no? Morirà e bisognerà decidere a chi dare le sue armi, la sua armatura, Aiace è convinto che queste armi e questa armatura andranno a lui. Perché? Perché ha dimostrato durante la guerra di Troia di essere il migliore guerriero. Ok? Ma queste armi non verranno date a lui, ma verranno date al furbo e astuto Odisseo. Ragazzi, Aiace si suiciderà. Si suiciderà per delle armi non avute. Per farvi capire quanto era importante l'onore, la dignità, il significante padrone, diremmo, no? Che è l'onore e dignità del greco antico. Con il cristianesimo non c'è più una società della vergogna, ma c'è una società della colpa. Attenzione, la vergogna e la colpa sono due sentimenti completamente diversi. La vergogna riguarda l'essere. Mi vergogno e quando mi vergogno di me stesso. La colpa riguarda invece il comportamento. Mi sento in colpa perché ho sbagliato ad agire così. La società della colpa nasce con il cristianesimo, diranno gli storici e filosofi, dirà anche Nietzsche. Perché? Perché il cristianesimo ha, accusato, costruendo una morale sua, e adesso vedremo qual è questa morale, che Nietzsche chiamerà la morale degli schiavi, i comportamenti. Fare sesso prima del matrimonio è peccato. Addirittura si veniva anche uccise. Cioè, come dire, 50 anni fa il delitto d'onore, no? Era un delitto di colpa in realtà. Chiamiamo delitto d'onore, è un delitto di colpa. Cioè, noi accusavamo il comportamento di una donna adultera, nostra società patriarcale maschilista, ancora oggi,
il femminicidio, ci sarebbe tantissimo da riflettere su questo, e cosa faceva? Faceva sentire in colpa l'adulterio prima del matrimonio. Ma l'adulterio è una legge morale cristiana, e in un paese cristiano cattolico come il nostro è chiaro che diventa un'accusa profonda, tragica, drammatica. Il cristianesimo, quindi, ha inventato la società della colpa. Grazie a che cosa? Grazie alla morale, non più aristocratica come quella... Ah, ecco. Quindi, non... quindi, ragazzi, non... rispetto a quella greca, ma rispetto a quella, quindi la società cristiana ha inventato una società della colpa, perché la nuova morale non è più quella aristocratica, ma è quella degli schiavi. Gli schiavi hanno inventato una nuova morale, la morale quindi viene reinventata dai deboli, che dicono che tutto ciò che è buono non è più la fierezza, il rispetto, l'onore, ma l'uomo buono, l'uomo di calore, l'uomo paziente, l'uomo operoso, l'uomo caritatevole, l'uomo compassionevole, l'uomo umile. Ecco, sono tutti valori morali degli schiavi. Gli schiavi hanno inventato questi valori, dirà Nietzsche, perché erano invidiosi e risentiti, il ressentiment, dirà Nietzsche, il risentimento degli schiavi nei confronti degli aristocratici. Quando gli schiavi si ribelleranno agli aristocratici, quando la morale non sarà più aristocratica ma di plebe, no? Quando la morale della plebe dominerà quella patrizia, quando la morale della democrazia dominerà quella dell'aristocrazia, ecco una nuova morale, cioè tutto ciò che è buono, tutto ciò che è umile, tutto ciò che è operoso, tutto ciò che è compassionevole, tutto ciò che è calore umano, tutto ciò che è pietà, tutto ciò che è compassione. Ok? E questo Nietzsche dirà che appunto è un effetto della morale degli schiavi. Gli schiavi, un esempio classico, cioè l'esempio appunto più non classico, emblematico di questa nuova morale degli schiavi è l'avvento del cristianesimo. L'avvento del cristianesimo. Il cristianesimo non è stato nient'altro, dirà Nietzsche nell'Anticristo, che un escamotage dei deboli, in questo caso la popolazione ebraica, nei confronti dei romani che occupavano con le loro province anche la Giudea, quindi Gesù è stato un modo per distruggere la morale aristocratica. Gesù, che era ebreo, è stato l'esca, dirà Nietzsche, l'esca per sovvertire i patrizi, l'aristocrazia, chi dominava, e quindi rovesciarla nella morale dei deboli, ok? La morale degli schiavi. Quindi il cristianesimo è stato un punto importante in questo sovvertimento della morale. Nell'ultima opera, cioè la Gaia Scienza, nel testo del 1882, Nietzsche ci parlerà principalmente del concetto di nichilismo. Quindi, se la morale è una costruzione, se i valori sono un artificio, se i valori sono relativi, se i valori sono stati costruiti per istinto di conservazione, ok? Allora, se tutto quello che noi chiamiamo valore non è più assoluto, eterno, e quindi relativo, e quindi non ha più valore. Il valore non ha più valore. E quando noi prendiamo coscienza del fatto che il valore, proprio perché è relativo, proprio perché è una costruzione dettata dall'istinto di conservazione, non ha valore, che è la metafisica, ecco che entriamo nel nichilismo. Entriamo nell'annullamento dei valori. Il nichilismo è quella posizione di quanti sostengono che nulla ha valore. Ecco che Nietzsche piazza la bomba atomica contro la metafisica, ok? E ci dirà che la morale, ok? La morale è
una morale artificiale, è la vittoria degli schiavi, è stata inventata con il cristianesimo. La morale, quindi il nichili, quindi diciamo la morale è relativa, la morale, quindi queste leggi, questo insieme di norme che sono relative, che sono costruite, che sono dettate all'istituto di conservazione, non hanno più valore. Entriamo quindi nel nichilismo. E qua è quella che entriamo quindi nel nichilismo, cioè in quella fase che Hegel chiamava, per esempio, coscienza infelice. Che Hegel chiamava la coscienza infelice, cioè la quarta figura idealtipica dopo la dialettica servo-padrone, dopo lo stoicismo e dopo lo scetticismo. Entriamo in un nichilismo che è fatto da religioni e scienza. Nel momento in cui ci accorgiamo che i valori sono relativi, schiavi e padroni avevano diverse morali, ok? E che non sono assoluti, si inventano le religioni e si inventa la scienza. Con la costruzione, quindi con il nichilismo, quindi quella coscienza del fatto che nulla ha valori, si entra in una forma di nichilismo che però Nietzsche chiama passivo, cioè l'annientamento degli istinti primordiali attraverso una nuova morale, che è la morale religiosa, in questo caso del cristianesimo, e quella della scienza. La religione, con il cristianesimo che ci dice di rifiutare l'esistenza terrena e guardare al mondo celeste, cioè all'esistenza ultraterrena, per cui i comportamenti dell'aldiquà sono determinati dal regno dei cieli, dell'aldilà, ok? Quindi una nuova morale, vedete? Però dentro la consapevolezza del fatto che i valori sono relativi, e cioè che Gesù Cristo è morto e non sappiamo se ritornerà, diceva Hegel. No? E la scienza, che è appunto erede del razionalismo socratico, la scienza come ultima versione per spiegare la verità, la scienza come appunto ragione che cerca di conoscere attraverso la logica, attraverso le idee, attraverso l'argomentazione, l'elaborazione, la filosofia, la vita. Ma la vita abbiamo detto che è caotica. La vita abbiamo detto che è flusso, che è divenire, che continua azione su azione. E noi abbiamo cercato con la scienza di stabilizzare, dare una certezza, razionalizzare, classificare, definire la vita. E questa pandemia, ragazzi, ci ha insegnato proprio questo, che l'imprevedibile di un virus ha messo a soqquadro tutta la scienza, ha messo a soqquadro tutta la razionalità. Ha messo a soqquadro l'industria tecnologica, ha messo a soqquadro le organizzazioni ospedaliere, ha messo a soqquadro la politica, ha messo a soqquadro la razionalità politica, la razionalità filosofica. Ecco, no? Allora, la scienza è un modo, anche questo artificiale, di dare ordine alla vita che è caotica, che è fatta anche di virus, di Covid-19. La religione e la scienza, quindi, dirà Nietzsche, sono il prodotto di un nichilismo passivo. Cioè, non siamo abbastanza forti per affermare la vita, per affermare che il fatto che la vita è istinto primordiale, è impulso cieco e irrazionale, abbiamo costruito la religione e la scienza, che sono due modi di consolarci di fronte a questa assurdità, nonsense della vita, ok? E questo lo dirà appunto nella Gaia Scienza. Ma il passaggio che Nietzsche fa fondamentale, quindi la bomba all'idrogeno ultima, che Nietzsche piazzerà sulla morale, è il passaggio dal nichilismo passivo al nichilismo attivo, e cioè la distruzione di tutti i valori morali, religiosi, scientifici, metafisici,
filosofici che avevano eliminato i valori vitali dell'uomo fatti da dionisiaco, cioè da istinto primordiale, da impulsi ciechi e irrazionali, ok? Quindi questi valori morali, religiosi, scientifici che avevano assoggettato, soppresso, avevano distrutto i veri valori vitali, la vera anima greca, dionisiaca dell'uomo, devono essere distrutti di nuovo. E solo così si passerà da un nichilismo passivo a un nichilismo attivo, a un nichilismo attivo. Ma come si fa a passare da un nichilismo passivo ad un nichilismo attivo, dirà Nietzsche? Si passerà da un nichilismo passivo a un nichilismo attivo affermando una volta per tutte che Dio è morto, cioè che tutti i valori che noi abbiamo costruito sono morti. Sentite che cosa dice nella Gaia Scienza. Aforisma 125. L'uomo folle. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco Dio! Cerco Dio!» E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. Provate a immaginarvi questo folle che dice «Cerco Dio!» e gli altri che ridono perché non credono e dicono: «Ma forse è perduto!» disse uno. «Si è perduto come un bambino!» fece un altro. «Oppure sta ben nascosto! Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?» Gridavano e ridevano in una gran confusione. No? Questi uomini siamo noi, che vediamo il folle che dice «cerca Dio» e siamo perturbati da questa follia, no? Perché noi non crediamo in Dio. Ma cosa diciamo? Ha paura di noi? Si è perduto come un bambino? Sta ben nascosto? Vedete che è una grande allegoria questa. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. «Dove se n'è andato Dio?» gridò. «Ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo! Voi e Dio! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare benevolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l'intero orizzonte? Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli! Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono. Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dei per apparire almeno degni di essa? E non ci fu mai azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi
apparterranno in virtù di quest'azione ad una storia più alta di quante mai siano state tutte le storie fino ad oggi. A questo punto il folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna, che andò in frantumi e si spense. «Ah, vengo troppo presto», proseguì. «Non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento ancora per strada sta facendo il suo cammino. Non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo. Il lume delle costellazioni vuole tempo. Le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest'azione è ancora sempre più lontana da loro delle più lontane costellazioni. Eppure son loro gli uomini che l'hanno compiuta!» Si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione quello stesso giorno in diverse chiese e qui vi abbia intonato il suo Requiem Aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in quel modo. Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio? Straordinario. Con questo aforisma, Dio è morto, nella Gaia Scienza, aforisma 125, il più famoso di tutti, l'uomo folle, che è il filosofo, avete visto quante domande fa questo filosofo, dirà al volgo quello che hanno sempre saputo, ma che non hanno mai accettato, e cioè che Dio è morto e che Dio, questo grande altro, il sociale, il simbolico, l'insieme dei valori, delle norme, della politica, della filosofia, delle leggi, del diritto, delle religioni, della scienza, è morto e lo abbiamo ucciso noi. Lo abbiamo ucciso noi umani, dirà questo folle, che probabilmente è Nietzsche, che entra in dialogo con queste persone e non viene capito. E non viene capito. Ecco il filosofo inattuale. Ecco il filosofo che ancora è inattuale perché dice delle cose che ancora il suo tempo non è in grado di accettare. Oggi lo accettiamo, ma a 200, a 100 anni di distanza, 120 anni di distanza. Ecco il folle inattuale, ecco il folle che dice Dio è morto, quindi la metafisica è morta, la metafisica che è l'insieme di religione, di filosofia, di scienza, di diritto, di legge, tutto quello che va al di là della fisica e che è stato creato da Platone con il suo mondo delle idee, patapum, esplode. E chi uccide la metafisica non è Nietzsche, non è il filosofo Nietzsche, ma siamo stati noi umani a uccidere Dio. Oggi la nuova religione è la religione dei consumi, non è più la religione cattolica o cristiana, è la religione del piacere, del godimento, dell'individualismo, dell'atomismo, del pensare al proprio interesse. Non ci sono più valori oggi. Ecco cosa aveva previsto Nietzsche a 120 anni di distanza. E questo è il folle, e il folle allegorizza la sua, il suo personaggio. La metafisica quindi è nata dal nulla e finirà nel nulla. La metafisica quindi si svuota dal suo interno. Ecco il passaggio dal nichilismo passivo al nichilismo attivo. Ci vediamo nella prossima lezione.